Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata, un nuovo appuntamento con il Medico Risponde. Diamo il buongiorno a Massimo Del Sette, direttore della neurologia del Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti gli spettatori. Allora, 800-640-771 per intervenire in diretta per le vostre domande oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Del Sette, partiamo con un compleanno perché il centro Ictus del San Martino compie 30 anni. Partiamo di qui per parlare di una patologia di cui parliamo spesso ma che purtroppo continua a colpire molte persone, anche se sappiamo che molti casi potrebbero essere diciamo così prevenuti. Sì, è così. Sabato mattina a Palazzo della Borsa faremo questo festeggiamento di un compleanno. Il centro Ictus Policlinico di San Martino compie 30 anni ed è una bella età, giovane, solida e molto attiva. Nasce nel 93 per l'appunto, alla fine del 92 per l'esattezza, ed è il secondo centro Ictus che nasce in Italia dopo quello di Roma della Sapienza, dell'Università della Sapienza di Roma. E nasce perché all'epoca, anni in cui non c'erano ancora le terapie che oggi abbiamo avanzate come la trombolisi e la trombectomia, comunque si era dimostrato che ricoverare i pazienti con ictus in unità dedicate dove neurologi ma anche infermieri, fisioterapisti, logopedisti, insomma l'equipe multiprofessionale che si cura del paziente con ictus cambia la prognosi del paziente e gli studi, tanti studi di quegli anni dimostrarono che si riduce la mortalità, si riduce la disabilità e si riduce anche la durata del ricovero, quindi con un aumento del numero di pazienti che vanno a casa. Questo già 30 anni fa c'era diciamo, la dimostrazione scientifica dell'efficacia di queste unità che si chiamano unità ictus, che peraltro funzionano sia per i pazienti che hanno un'emorragia cerebrale, che quindi non sono quelli che fanno queste terapie avanzate, sia per i pazienti che hanno l'ischemia cerebrale, che sono la gran maggioranza, l'80% circa. Cos'è successo poi nel seguire degli anni? Si sono dimostrate circa una decina d'anni dopo, gli anni 90, è venuta fuori nel 96 per l'esattezza, la dimostrazione dell'efficacia della trombolisi endovena, quindi che un farmaco somministrato endovena poteva sciogliere il trombo e quindi ricanalizzare, riaprire le arterie occluse nell'ictus. E poi nel 2015 addirittura, quindi molti anni dopo, si è arrivata alla dimostrazione che la trombectomia meccanica, che è un intervento per cui si entra con un catetere in un'arteria e si va a stappare meccanicamente l'arteria occlusa, erano due terapie estremamente efficaci. Tanto è vero che in questa giornata noi racconteremo la storia che nasce appunto 30 anni fa, ma che ha cambiato non solo le terapie, ma anche l'organizzazione dei centri ictus, perché attualmente i centri ictus sono di due tipi, quelli cosiddetti di primo livello, che sono quelli che possono fare la terapia con trombolisi endovena, e in Liguria ne abbiamo 8, e i centri ictus di secondo livello, che sono quelli dove si riesce a fare trombolisi endovena ma anche trombectomia. In Liguria ne abbiamo due, uno è appunto il Policlinico San Martino e l'altro è l'ospedale Santa Corona. L'organizzazione di questi anni è fatta in modo tale che se un paziente ha un ictus e ha delle caratteristiche per cui può essere candidabile a fare queste terapie più avanzate, più complesse, deve essere condotto immediatamente direttamente al centro che è in grado di fornire questo tipo di terapie. Se il paziente ha condizioni per cui non è necessario queste terapie avanzate, può andare anche nei centri di primo livello. Quindi racconteremo un po' tutta questa storia dalle origini fino ai giorni di oggi. Partiamo con le domande dei nostri telespettatori del 7. Laura, buongiorno. Buongiorno. E volevo parlare con il professore, sono una ex dipendente di San Martino in pensione. Sì, e volevo informazioni, prego, sulla mia patologia. Prego. Dottore, professore, buongiorno. Io sono diabetica e purtroppo mi è uscita fuori la neuropatia, sicuramente da come mi hanno detto
dovuto dal diabete. Volevo sapere, io ho dei forti dolori, sto prendendo la Lirica 75, se c'è qualcosa che mi arriva da questi dolori. Grazie signora Laura, ricordiamo come sempre che ovviamente i nostri esperti e i nostri medici possono dare una risposta generale perché non vi conoscono, non conoscono la vostra patologia e soprattutto non vi hanno visitato. Prego Del Sette. Sì, buongiorno Laura. Allora sì, il diabete è una condizione che danneggia diciamo le arterie, certamente le arterie che portano il sangue al cervello, al cuore, ma anche quelle piccolissime arterie che portano il sangue ai nervi. I nervi sono diciamo i fili elettrici che consentono all'impulso di arrivare alle gambe, appunto alle braccia, alle mani, ai piedi. E il dolore è uno dei sintomi del danno della neuropatia diabetica, come lei ha giustamente definito. Il dolore della neuropatia diabetica può essere curato e curando la neuropatia diabetica, quindi curando il diabete, la circolazione, eccetera, e con farmaci che noi definiamo sintomatici, cioè farmaci che tolgono il sintomo. Lei ne ha citato uno, ne abbiamo molti. Diciamo che presso il Policlinico San Martino c'è una competenza, in particolare il gruppo del professor Schenone ha una grande competenza sulle polineuropatie, in particolare sulla polineuropatia diabetica. Abbiamo tante terapie per il controllo del sintomo dolore nella neuropatia diabetica, quindi il mio consiglio è di parlarne con il suo medico curante che magari le prescrivo una visita presso il centro della neuropatia del San Martino, dove sicuramente troverà competenze di altissimo livello. Allora andiamo avanti, Alberto scrive: buongiorno professore, vorrei sapere la differenza che c'è tra emorragia cerebrale e ictus e quanto deve essere la pressione per stare tranquilli, grazie. Allora sì, buongiorno Alberto, la differenza è che sono entrambe malattie, diciamo l'ictus è un termine generale, vuol dire colpo e vuol dire qualunque malattia vascolare colpisca il cervello, dopodiché l'ictus si divide in ischemia cerebrale, che è quando un'arteria si chiude per un trombo, vediamo qui nella figura esattamente quello che accade nell'ischemia, che è l'80% dell'ictus, e l'emorragia, che è il 20%, quindi una percentuale minore, che è esattamente il contrario dal punto di vista fisico, biologico, quando un'arteria si rompe e quindi il sangue esce ad alta pressione dal vaso e danneggia il cervello. Quindi sono due malattie che si presentano clinicamente in modo uguale, ictus, sintomo acuto di danno cerebrale, ma sono due meccanismi completamente opposti di patologia. In un caso il vaso si chiude, nell'altro si rompe. La pressione va tenuta sotto controllo in entrambi i casi, i valori che lei chiede, diciamo quelli da linee guida, occorre che la pressione sistolica, quella che viene chiamata massima in senso generico, ma la sistolica sia inferiore a 130 e la pressione diastolica sia inferiore, quella che viene chiamata minima, sia inferiore a 80. Quindi 130-80 è l'obiettivo di pressione al di sotto del quale bisogna stare. Allora, nell'ambito della prevenzione cardiovascolare si parla molto dell'utilizzo di basse dosi di acetil salicilico, come la cardiaspirina, ma per quanto tempo si può prendere questa dose per un'efficace prevenzione? Il fai da te è pericoloso, ho 43 anni e peso 105 kg, grazie. Sì, buongiorno, è una domanda molto importante perché la risposta è sì, fai da te è pericoloso. Allora, quello che cita lei, si possiamo anche dire il nome commerciale perché oramai è l'aspirina, è l'acido acetil salicilico, è un farmaco antiaggregante, cioè rende le piastrine non aggregabili tra loro. Le piastrine sono quelle parti del sangue che formano un tappo quando ci si fa una rottura di un'arteria, e rendendo le piastrine non aggregabili tra di loro si formano meno trombi. Allora verrebbe da dire la prendiamo tutti, ecco, così non è, perché ovviamente rendendo le piastrine non attaccabili tra di loro, non aggregabili tra di loro, aumentano il rischio di avere delle emorragie, quindi occorre che il medico faccia un bilancio attento tra rischio di avere un'ischemia e rischio di avere una emorragia e la prescriva in coloro che hanno un elevato rischio di ischemia ma un basso rischio di emorragia. Quindi darla a tutti indiscriminatamente è sbagliato, si dà alle persone in cui si identifica un rischio elevato di eventi. Faccio degli esempi: una persona che abbia il diabete
magari sia anche un fumatore che non riesce a smettere di fumare, che abbia magari una stenosi di un'arteria carotide che porta il sangue al cervello e non sia appunto più giovanissimo, forse in un paziente del genere l'indicazione all'aspirina c'è. In una persona giovane, sana, senza problemi arteriosi, e fare una terapia prolungata per troppi anni di terapia con acido acetilsalicilico senza una motivazione solida, forse è un po' esagerato e il rischio emorragico sopravanza il rischio ischemico. La sola obesità, mi sembra di capire che lei abbia un sovrappeso, la sola obesità non è un motivo sufficiente per prendere un'aspirina in prevenzione primaria. Raffaella, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, professore. Buongiorno, Vorrei Rafa. chiederle, che io sono 9 anni che prendo non mi viene più l'acido folico. Sì. E dice che fa bene per la memoria, è vero. Me l'hanno scritto al Galliera perché sono stata ricoverata per l'anemia e dopo vari giorni mi hanno dimesso e mi hanno dato questo acido folico, lo prendo sempre, faccio bene. Grazie, signora. Sì, signora, allora l'acido folico rientra un po' nell'insieme di quelle che chiamiamo vitamine sostanzialmente e si chiama folico perché è contenuto all'interno delle foglie, quindi è una sostanza naturale presente nelle verdure, nella frutta. E in alcune situazioni è basso perché per motivi di dieta o per motivi anche genetici, alcune persone hanno l'acido folico basso e in questo caso va reintegrato e va assunto. Il fatto che venga preso a lungo termine in persone che non abbiano la condizione di carenza dell'acido folico non ha dimostrato negli studi clinici che hanno visto qual è il supplemento di acido folico sul miglioramento della memoria, ecco, non ha dimostrato l'efficacia. Quindi diciamo che se lei ha dei valori di acido folico basso, che possono essere valutati anche con un banale esame del sangue, ha senso prenderlo, ha senso continuare a prenderlo. Se questi valori non sono bassi, non ha senso andare a prenderlo per tanto tempo. A fronte di quanto abbiamo detto, va anche detto che un supplemento eccessivo di acido folico non è dannoso, quindi diciamo prenderlo in sovrappiù non fa dei danni, però sul beneficio non c'è nessuna dimostrazione se non reintegrarlo laddove è basso. Anna, pronto, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere al dottore, io ho già avuto due TIA, Sì. due attacchi ischemici transitori. Sì. Niente, all'ospedale di San Piero d'Arena mi hanno dato soltanto la cardiaspirina. Lei quanti anni ha? Io ho 48. Grazie, sentiamo il del 7. Anna, buongiorno. Il TIA è un attacco ischemico transitorio, appunto l'acronimo dall'inglese, ed è una piccola ischemia cerebrale che non lascia danno al cervello. Perché è importante chiarire perché una persona ha un TIA? Perché si mettono in atto tutte le presupposti per fare quella che viene chiamata prevenzione secondaria. Quando prima parlavamo dell'aspirina in prevenzione primaria, diciamo quella che dobbiamo fare tutti noi la prevenzione primaria prima che accada qualcosa. Quando uno ha già avuto un evento, che il TIA è un evento ancorché transitorio, si parla di prevenzione secondaria. Che cosa prevede la prevenzione secondaria? Prevede controllare tutti i fattori di rischio di una persona, quindi identificare se la pressione è alta, controllare la pressione, se ha il colesterolo alto, abbassare il colesterolo, se fuma, smettere di fumare, se è in sovrappeso, dimagrire e così via. Poi, in aggiunta a tutti questi interventi, si introduce quella che è la terapia antiaggregante piastrini, che è esattamente quella di cui parlavamo prima, che è l'aspirina. Quindi, evidentemente, i colleghi che l'hanno valutata hanno evidenziato come unico fattore di rischio la necessità appunto di prendere una terapia antiaggregante piastrini, che evidentemente, per sua fortuna, non ha tanti altri fattori di rischio da correggere, quindi non ha da tenere basso il colesterolo con i farmaci, non ha da prendere altre medicine per la pressione, eccetera. Quindi può anche andare bene come unica terapia dopo un TIA l'aspirina. Teresa, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono stata in cura, sono uscita adesso ad agosto praticamente, che ho avuto sia un ictus progresso emisferico praticamente nel febbraio del 2002
e successivamente il trattamento endovascolare per aneurisma, angolo, vabbè, e due aneurisma, tre volte praticamente che sono entrate, mi hanno fatto l'operazione e tutto per vedere un pochettino, adesso poi fra sei mesi ho le varie visite. Volevo l'unica cosa che voglio sapere, perché ho fatto una visita neurologica privatamente, però non mi hanno saputo dire niente, se è normale che praticamente io perda l'orientamento, che prendo le varie tutte medicine che prendo, va bene, ok, però perdo l'orientamento, mi vengono a dire che non è niente. Sì che sono una persona molto ansiosa, questo sì, senz'altro, però magari mi trovo, non posso uscire da sola da casa e sono stata in cura lì da voi. Praticamente ho bisogno sempre di una persona che mi accompagni, perché se mi trovo sola mi trovo disorientata praticamente. Cioè, lei vuole sapere se può essere, diciamo, qua, una conseguenza dell'ictus? Sì, se è dell'ictus, okay, o del neurisma, che praticamente è in cura. Ok, ovviamente una risposta generale, ha sentito insomma Teresa il discorso che abbiamo fatto prima, che facciamo sempre, perché il dottor Resette non vi conosce e quindi può fare solo un discorso in generale. Prego. Sì, buongiorno signora. Allora, lei riferisce di avere due problemi, uno è un aneurisma che è stato operato. L'aneurisma è una malformazione di un'arteria che si presenta con la parete dilatata. Nel caso in cui si rompa o si fessuri l'aneurisma, il sangue esce dall'arteria ma va in uno spazio che è al di fuori del cervello, è tra l'osso e il cervello. Quindi raramente la rottura di un aneurisma, sicuramente non la riparazione di un aneurisma che lei ha avuto, può dare sintomi come quelli che lei riferisce. Diverso è l'ictus ischemico, perché l'ictus dà un danno al cervello che dipende dalla sede dove è la lesione, dal punto, dall'emisfero, se è destro o sinistro, se è davanti o di dietro, e alla luce di quello che lei ci ha raccontato possiamo anche dire in senso generale che c'è un'area del nostro cervello, in particolare il lobo parietale di destra, che ha proprio la funzione di presiedere all'orientamento. Quando diciamo orientamento nel tempo, quindi sapere il giorno, l'ora, eccetera, ma anche orientamento nello spazio, quindi orientarsi nella città, orientarsi fuori casa, eccetera. Quindi è probabile, è possibile che il danno cerebrale conseguente all'ictus che lei ha avuto possa avere colpito proprio le zone dell'orientamento e condizionarne questa difficoltà di orientamento. Va poi detto, infine, che diciamo col passare degli anni l'invecchiamento cerebrale di per sé può dar luogo a condizioni che rendano difficoltoso alcune funzioni cerebrali, tra cui la capacità di orientarsi. Quindi occorrerebbe definire quale degli elementi, escluso l'aneurisma, se è più un elemento legato alla lesione cerebrale conseguente all'ictus oppure più un fenomeno, diciamo, quasi fisiologico, quantomeno accentuato da un invecchiamento cerebrale, che possa contribuire a questo sintomo che in effetti lei riferisce, che può essere spiacevole. Allora, del 7 abbiamo 4 minuti, diversi messaggi, chiedo già scusa perché insomma non riusciremo a rispondere a tutti, però proviamo. Allora, quali sono i nuovi farmaci per la sclerosi multipla e quanto sono efficaci? Cerco di essere sintetico, io non sono un esperto di sclerosi multipla, ci sono moltissimi farmaci nuovi, sono farmaci che modificano il decorso della malattia, per lo più agendo sul sistema immunitario, sono immunomodulanti di estrema efficacia, quindi ci sono tanti e sono estremamente efficaci. Buongiorno professore, sono affetta da tremore essenziale, sono anni che prendo beta bloccanti ma non ho alcun beneficio, anzi è sempre peggio, cosa posso fare? Grazie Tina. Il tremore essenziale è un tremore che compare quando uno fa dei movimenti, al contrario del tremore del Parkinson che compare quando uno sta fermo, e in genere la terapia è esattamente quella che dice lei, beta bloccante. Oltre al beta bloccante esistono altri farmaci, ad esempio le benzodiazepine, che hanno un po' di effetti collaterali circa la sonnolenza, alcuni antiepilettici che a bassa dose possono ridurre il tremore essenziale. Nei casi refrattari esiste poi una terapia il cui acronimo è FUS, che vuol dire Focused Ultrasound, quindi ultrasuoni focalizzati. In Liguria non viene effettuato, ci sono dei centri in Italia che la fanno, è una terapia dove con un casco gli ultrasuoni fanno una specie di lesione di una zona molto piccola del cervello e riducono molto il tremore.
Buongiorno, la neuropatia da diabete può colpire solo una gamba o una gamba più dell'altra? Può essere senza dolore, solo formicolio e difficoltà nel movimento? Grazie. Sì, ne abbiamo parlato prima, il diabete colpisce i nervi periferici, per lo più sono forme simmetriche e danno anche solo formicoli, parestesie, qualche volta dolore, la forma dolorosa è la più frequentemente asimmetrica, si chiama sindrome di Garland e può colpire può dare un deficit di forza prossimale alle gambe in modo asimmetrico. Diciamo che per lo più è simmetrica, ma talvolta può anche colpire una sola gamba. Trigliceridi a 2,40, colesterolo a 2,70 sono pericolosi per ictus o altre patologie? Grazie. Trigliceridi e colesterolo sono due componenti grasse del sangue, delle due quella più pericolosa per l'ictus è il colesterolo, meno i trigliceridi. Oggi abbiamo tantissimi farmaci per ridurre i valori di colesterolo LDL. Il consiglio è di misurare LDL, che è quello cattivo, e deve essere al di sotto di 90. Buongiorno professore, io per problemi alla valvola aortica prendo cardioaspirina al mattino, va bene assumerla? Nelle patologie valvolari cardiache consigliata in genere una terapia o antiaggregante o anticoagulante, gli anticoagulanti per le valvole artificiali meccaniche e negli altri casi l'antiaggregante, va benissimo l'aspirina come antiaggregante, l'importante è assumerla a stomaco pieno. Allora, l'ultimo minuto, ci chiedono per favore di ripetere che cos'è un TIA. Il TIA è un acronimo inglese che è appunto dall'inglese Transient Ischemic Attack, TIA. I francesi che sono molto più nazionalisti lo chiamano AIT, attacco ischemico transitorio. È un'ischemia del cervello che però, anziché come nell'ictus, come in questa immagine che vediamo, fare un danno, quindi danneggiare il modo permanente il tessuto cerebrale, è un'ischemia, quindi un tappo su un'arteria che poi si scioglie da solo e il sintomo, ad esempio un braccio debole, una gamba debole, la bocca storta, un disturbo del linguaggio, anziché rimanere nel tempo regredisce nell'arco di qualche volta minuti, qualche volta ore, e se si fanno delle immagini tipo TAC o risonanza magnetica non si vede nessuna lesione, quindi è transitorio. La T è l'aggettivo più importante della definizione, non è permanente ma è transitorio, questo è il TIA. L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io sono qui che sto ascoltando la vostra trasmissione, sì. E c'era il professore che parlava del tremolio che ha una persona alle mani, sì. Ma non ho fatto un tempo a sentire i nomi, ma ho solo capito l'ultimo ultrasuono. E nomi che ha dato non sono riuscita ad avere. Cioè, che cosa bisognerebbe fare per chi ha questo tremore? Come? La sua domanda è che cosa bisogna fare per chi soffre di tremore? È andata a fare visita e le hanno dato delle pastiglie, che è già qualche anno che le prende, ma le hanno detto che non c'è altro. E allora, grazie signora. Grazie signora. Vediamo qualche secondo del 7. Allora, la cosa più importante da fare quando una persona ha un tremore è capire che tipo di tremore. Ne abbiamo almeno di tre tipi. Quello che abbiamo detto prima, tremore essenziale, il tremore parkinsoniano e il tremore da malattia del cervelletto. Ognuno di questi tre tipi di tremore ha un approccio diagnostico e terapeutico differente. Per ogni tipo di questi tremore, forse quello che ha meno possibilità di intervento è quello del cervelletto, gli altri due hanno tante possibilità di intervento farmacologico che devono essere valutate ovviamente caso per caso, paziente per paziente. Grazie, grazie a Massimo Del Sette, direttore della neurologia del Policlinico San Martino di Genova. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci.